si inizia con il canto del Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, a te sospiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, a nos converte. Ecce Jesus, benedictus fructus ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Quindi sentiamo le conferenze e il nostro Don Gabriele Davino. Io ho avuto la fortuna, l'onore anche di conoscere il padre, che è stato un amico mio negli anni 80 a Napoli, che ora è procuratore a Parma, e forse posso assicurarvi, volevo portare un giornale che sta, dove scriveva il papà di Don Gabriele, con degli articoli eccezionali, ma già allora faceva delle analisi sulla tradizione perfette. Ecco, quindi si vede che buon sangue non mente, si dice noi. Quindi Don Gabriele, che è della fraternità San Pio X, ci farà l'introduzione. Ringrazio anche il molto reverendo Don Apel Santalara, una vecchia amicizia che ha voluto anche lui onorarci con la loro presenza. Ringrazio tutti voi cari amici e iniziamo allora con l'intervento, la conclusione al convegno. Grazie a tutti. Sì, grazie professore per l'invito. Io è la prima volta che vengo a Civitella, per me è un onore, nel 69 non c'ero, quindi chiaramente, ma prima di me i sacerdoti che ha nominato, poi anche tutti gli altri, Don Mauro, Don Pierpaolo, ecco, mi hanno sempre raccontato di questi convegni. Io Civitella per la prima volta ho sentito parlare da mio padre, appunto, quando mi raccontava un po' la storia del risorgimento visto dalla parte giusta, quindi dalla parte dei perdenti, come ha detto prima il professore. E quindi per me chiaramente è un onore poter intervenire qui. E effettivamente, come diceva il professore prima, sì, siamo pochi, ma ricordiamoci che a Civitella erano pochissimi quando si svolsero i fatti che appunto hanno illustrato questa cittadina, questa fortezza. E siccome si parla appunto di tradizione, il professore faceva riferimento prima alla messa, giustamente, come cuore di Civitella, ma direi cuore della Chiesa, la Santa Messa di sempre, la Santa Messa Tridentina, come la si vuole chiamare, di San Pio V, ma sì, preferiamo magari chiamarla Messa di sempre, è stato il cuore di Civitella, dei convegni di Civitella, ma è il cuore della Chiesa, è il cuore della cristianità ed è il cuore della battaglia tra la tradizione e la rivoluzione. Ed è su questo che vorrei soffermarmi qualche istante, sulla battaglia contro la rivoluzione vista però dalla Chiesa. Non voglio fare un'analisi storica di tante cose che sicuramente conoscerete meglio di me, ma semplicemente dare un'ottica particolare della battaglia contro la rivoluzione, con la R maiuscola, quindi in tutte le sue declinazioni, vista dalla parte della Chiesa.
Perché in effetti noi potremmo sì fare questa dicotomia, no? questo scontro, la rivoluzione e la controrivoluzione. Ricordiamoci che Nostro Signore, poi lo citerò fra qualche istante, è stato il primo, potremmo dire, a introdurre questa battaglia tra la Chiesa e la rivoluzione, la battaglia contro il mondo, come appunto lo chiama Nostro Signore stesso. Qual è stato l'atteggiamento della Chiesa nei confronti della rivoluzione? E qui faccio una brevissima premessa. In effetti possiamo vedere due tipi di atteggiamenti. La Chiesa di sempre, a cui risponde, potremmo dire, la messa di sempre. La Chiesa quando, come dire, se ne rispettava integralmente la dottrina, la morale, e la Chiesa purtroppo poi dopo la rivoluzione nella Chiesa, quindi il Vaticano II, vediamo un atteggiamento diverso, non della Chiesa stessa come istituzione, perché, attenzione, la Chiesa è indefettibile, perché è fondata da Nostro Signore, perché è divina, la sua componente divina appunto, ma gli uomini di Chiesa che hanno voluto sposare, abbracciare le idee della rivoluzione, hanno nei confronti della rivoluzione stessa, intesa globalmente, quindi nelle sue accezioni storiche, sociali, anche economiche e così via, hanno un atteggiamento diverso. Come si poneva tradizionalmente la Chiesa nei confronti della rivoluzione? Ma pensiamo, ecco, faccio qualche accenno storico, ma ripeto, senza soffermarmi sui fatti, giusto per capire un po', per situare. La Chiesa ha dovuto combattere ad esempio contro il protestantesimo, prima grande forma di rivoluzione in senso religioso. La Chiesa ha atteso qualche anno prima di prendere una posizione netta, dopodiché ha condannato fermamente il protestantesimo. Nel 1521 ci fu la scomunica di Papa Leone X a Lutero. Sì, si potrebbe dire forse anche troppo tardi, si può discutere eventualmente dal punto di vista storico, ma la Chiesa a un certo punto, dopo forse qualche analisi, dopo una serie di circostanze, prese una posizione netta, definitiva dottrinalmente parlando, perché poi dopo al Concilio di Trento la dottrina fu semplicemente ripetuta, ampliata se vogliamo, ripetuta. La condanna era ferma, la condanna era netta contro Lutero, contro il protestantesimo. La Chiesa, passando ad altri tipi di vicende, la vicenda di Lepanto per esempio, la Chiesa ha costituito una flotta e ha portato la guerra, quindi la Chiesa ha risposto anche militarmente. Sappiamo che dal lato suo San Pio V pregava la corona del rosario, ma in quest'ottica qui, come dire, per augurarsi, per invocare l'aiuto divino su una vittoria, cioè su una battaglia, quindi una vittoria militare. La Chiesa ha risposto così al tentativo di invasione islamica. Pensiamo al ruolo della Chiesa nell'opera della massoneria. Che cosa è successo? La Chiesa ha condannato la massoneria pochi anni dopo la sua istituzione, la massoneria del 1717, perlomeno la Gran Loggia d'Inghilterra. La Chiesa nel 1735 ha portato la sua prima condanna. Anche lì uno potrebbe dire, beh, ci ha messo qualche anno, ma in realtà la condanna poi è stata definitiva. Il tempo forse di studiare, di approfondire, di avere un distacco storico, ecco, qualunque sia poi l'opinione in merito, ma la Chiesa è intervenuta a un certo punto abbastanza celermente a condannare, e le condanne della massoneria sono ripetute nel corso dei secoli, la Chiesa non è mai tornata indietro. Pensiamo a quel che è successo durante la Rivoluzione francese, più precisamente al momento della Costituzione civile del clero, questo atto iniquo del governo repubblicano rivoluzionario, con il quale si imponeva ai sacerdoti un giuramento sulla Costituzione, su una Costituzione gravemente illegittima, diciamo, un giuramento sulla Costituzione che legava in qualche modo i sacerdoti, subordinava la libertà dei sacerdoti di svolgere il loro ministero pastorale a questo giuramento. Chi non giurava veniva considerato fuori legge, quindi i preti che giuravano soltanto avevano il diritto e la possibilità di amministrare i sacramenti, avere cura d'anime, eccetera. Sappiamo che poi molti sacerdoti, i cosiddetti refrattari, rifiutarono di giurare, rifiutavano di farlo perché la Chiesa era intervenuta. Il Papa Pio VI condannò la Costituzione civile del clero come atto iniquo. E quindi questi sacerdoti che poi la storia ci racconta
celebravano messe nei granai, nelle case private, si nascondevano, spesso venivano scovati, fucilati, chiaramente, come dire, subivano le conseguenze di questa grave persecuzione, ma perché lo facevano? Non per il gusto di fare battaglia, non per il gusto di nascondersi, perché consideravano giustamente, seguendo quello che il Magistero Pontificio insegnava, essere illegittimo, considerare illegittimo questo giuramento e questa ingiusta, insomma, imposizione da parte del governo rivoluzionario. Quindi la Chiesa risponde a quest'atto iniquo immediatamente con una condanna. Quindi già cominciamo a capire che la Chiesa, nei confronti del meccanismo rivoluzionario come pensiero e nelle sue poi declinazioni storiche, con i vari atti, fondazione della massoneria, costituzione civile del clero, la diffusione del protestantesimo, quindi parliamo di rivoluzione in senso veramente ampio, non parliamo di una persona o di una istituzione, ma in senso del pensiero rivoluzionario. La Chiesa cosa fa? Tradizionalmente interviene, al limite aspetta qualche anno, ma interviene, condanna, quindi si pone in netto contrasto. Si potrebbe discutere a proposito del dopo Napoleone, del concordato tra lo Stato francese e la Chiesa stessa, senza scendere nei dettagli storici. La Chiesa fu molto prudente, tante cose dovette rifiutarle, alcune cose dovette accettarle, ma la Chiesa comunque non accettò mai il principio di subordinare la sua azione ad un'imposizione del governo, questo mai. Quindi anche quando la Chiesa dovette trattare di fatto, potremmo dire, con Napoleone per il concordato, la Chiesa lo faceva con un'ottica ben precisa, quella di cercare il bene comune della Chiesa, non un'intesa politica. Questo bisogna capire, è importante capire, per capire bene quale fu l'azione della Chiesa, quale fu il pensiero della Chiesa nella battaglia contro la rivoluzione. Quindi la Chiesa ha sempre cercato il bene comune della Chiesa stessa, quindi della cristianità, mettendo al centro l'interesse della dottrina, la supremazia della dottrina, della morale cristiana, senza scendere a patti, senza nessuna intesa politica. Che dire poi, a seguito del Risorgimento, pensiamo poi anche alla presa degli stati pontifici, all'invasione degli stati pontifici, Vittorio Emanuele e gli altri vennero scomunicati, la Chiesa senza indugio condanna, senza indugio. Anche lì, perché lo fa? Non per una ripicca militare dovuta all'invasione di uno Stato. La Chiesa lo fa perché lo Stato pontificio era non necessario in senso assoluto alla Chiesa, perché la Chiesa in astratto potrebbe stare senza il potere temporale, ma di fatto, storicamente, è stato provvidenziale, la provvidenza ha voluto che di fatto la Chiesa avesse nel corso dei secoli un potere anche temporale su alcuni stati per avere una garanzia di credibilità innanzitutto anche politica e di facilità di intervento sulla scena politica, proprio perché la Chiesa è chiamata non solo ovviamente principalmente a diffondere la dottrina, a distribuire la grazia tramite i sacramenti, questo è chiaramente il ruolo principale, ma anche di poter intervenire sulla scena politica per il bene comune, non per fare politica soltanto, ma per il bene comune, per dirigere la cristianità, per orientare i re, i principi cristiani al bene comune, sempre nell'interesse della cristianità, ma per farlo è altamente necessario, anche se ripeto non necessario in sé, ma altamente necessario che la Chiesa abbia un peso anche politico. L'invasione dello Stato Pontificio poi significa questo, non è che come dire, interessasse poi particolarmente quel pezzetto di terra, ma era soprattutto un simbolo, sì, per l'unità d'Italia, eccetera, ma era soprattutto un simbolo. Bisognava scardinare il potere del Papa, bisognava rendere meno credibile l'autorità della Chiesa, è questo che ha in vista la rivoluzione. Ecco perché la condanna di Vittorio Emanuele, insomma la condanna di chi ha usurpato il potere, quindi il potere anche temporale del Papa. Pensiamo che cosa ha fatto la Chiesa, e qui siamo all'epoca di San Pio X, quando c'è stata nel 1905 in Francia la legge sulla separazione tra lo Stato e la Chiesa. San Pio X è intervenuto con l'enciclica Vehementer Nos per condannare questa separazione dello Stato tra lo Stato e la Chiesa come un atto iniquo, perché non dimentichiamo mai, ci arriveremo fra un istante,
noi tutti che siamo nati, ecco, sì, diciamo, dopo il 68, insomma, abbiamo purtroppo una, rischiamo di avere una deformazione liberale nel pensare che la migliore condizione di uno Stato sia quello di non avere alcuna religione, eventualmente di proteggerle tutte. Questo è falso, questo è contrario alla dottrina della Chiesa, che vuole invece che, questo lo dice Pio IX nell'enciclica Quanta Cura, ma è la dottrina comune della Chiesa, la condizione migliore di uno Stato è quella in cui lo Stato stesso riconosca l'unica vera religione e essa sola protegga e eventualmente tolleri, eventualmente come un male, più o meno necessario, altri tipi di culti, altre religioni. Quindi la separazione tra lo Stato e la Chiesa, tra lo Stato e la Chiesa, ad esempio in Francia, ma lì era un inno al laicismo, potremmo dire, risultò essere un attacco vigoroso alla Chiesa, perché poi ci fu la spoliazione dei beni della Chiesa e così via, tutta una serie di conseguenze anche pratiche che resero penosa la vita e la libertà della Chiesa in Francia. San Pio X lo condannò senza indugi. Fatto qualche esempio, una carrellata di esempi, senza voler approfondire volutamente nessuno di essi, perché poi, ecco, chiaramente non era questo lo scopo, era per mostrare l'atteggiamento della Chiesa. Cosa fa la Chiesa di fronte alla rivoluzione? Riassumo, la Chiesa condanna, eventualmente aspetta, eventualmente valuta, ma condanna la rivoluzione nelle sue espressioni storiche, fattuali. Condanna perché? Perché la rivoluzione, come pensiero di sovversione dell'ordine della società cristiana, così come voluto da Dio, rappresenta un male. La rivoluzione rappresenta un male, rappresenta un attacco al bene comune dell'uomo che è ordinato a Dio. L'uomo è ordinato a Dio, alla Santissima Trinità. La Chiesa, nel momento in cui vede che c'è una forza, che può essere un pensiero filosofico, che può essere un'idea politica, che può essere un'istituzione come la massoneria, possono essere delle persone, pensiamo a Vittorio Emanuele, Garibaldi, eccetera, ebbene, qualsiasi entità personale, sociale, statale o filosofica, diciamo, di pensiero, che porti, che attenti a questo a quest'ordine, a questo bene comune della cristianità, va condannato perché? Per indicare chi è il nemico, perché io, se so chi è il nemico, posso difendermi. Anche, ancora una volta, non è un gioco politico, è in gioco l'interesse, il bene comune della cristianità, perché stiamo parlando della necessità del paradiso, di andare in paradiso, di salvare le anime. Cioè, chiaramente lo scopo della Chiesa è quello, è la salvezza delle anime. Quindi le anime si salvano con l'adesione alla vera dottrina, con la professione della vera dottrina, con il rispetto della morale. Tutto questo non è possibile se il pensiero rivoluzionario come dire, attacca la Chiesa e ne mina alla base le prerogative. Tutto questo, possiamo dire, avveniva, ecco, fino al Vaticano II, fino in sostanza alla presa di potere del modernismo nella Chiesa. Ed è questo che vorrei mostrare brevemente. Qual è l'atteggiamento degli uomini di Chiesa oggi di fronte alla rivoluzione? E dico volutamente gli uomini di Chiesa, non esistono due Chiese, non esiste un'altra, cioè la Chiesa è una, istituzione divina fondata da nostro Signore Gesù Cristo. Purtroppo siamo costretti a introdurre questa nuova categoria di per sé. Gli uomini di Chiesa fanno parte della Chiesa. Prima del Vaticano II non ci sarebbe stato motivo, no, fare questa distinzione. Vabbè, ma gli uomini della Chiesa sono la Chiesa. Oggi facciamo questa distinzione per non mettere in discussione, anche questo eventualmente è un rischio, no? Quando uno oggi vede il disastro che c'è a causa del modernismo, è portato a perdere fiducia nella Chiesa come istituzione, quindi si rivolge ad altro, oppure per interesse totalmente per la religione, può essere una tentazione contro la fede. Questo è possibile purtroppo, ma è un errore. Bisogna approfondire e capire bene che cos'è la Chiesa e dove purtroppo un pensiero che si è inserito nella Chiesa ha potuto fare dei danni. Quindi gli uomini di Chiesa che hanno introdotto delle idee nuove che di fatto non hanno nulla a che vedere con la Chiesa, ebbene, ne distorcono appunto il messaggio. Quindi questo per dire qual è attualmente l'atteggiamento di fronte alla rivoluzione degli uomini di Chiesa oggi. Oggi non abbiamo il Risorgimento, oggi non c'è la Costituzione Civile del Clero, ma ci sono altri processi rivoluzionari. La stessa rivoluzione continua in altre forme, in altri modi. Ebbene,
dico prima che cosa fa e poi lo mostriamo, mostriamo qualche esempio. La reazione degli uomini di chiesa oggi, dopo il Vaticano II, di fronte alla rivoluzione, grazie, diciamo quasi precede l'errore. Siamo in un'ottica inversa. Prima la Chiesa aspettava, eventualmente aspettava anche qualche anno, e poi reagiva con una ferma condanna. Oggi sembra quasi, vi citerò qualche esempio, sembra quasi che gli uomini di Chiesa, con il loro atteggiamento, precedano l'errore rivoluzionario. Non solo se ne fanno addirittura portavoci, ma sembrano addirittura precedere. Per un istinto, direi quasi, e negli ultimissimi anni, forse nell'ultimo paio d'anni, abbiamo visto che è quasi così, un atteggiamento da primo della classe, direi. Il fatto che alcuni uomini di chiesa vogliono mostrare che incarnano loro meglio di altri i principi della rivoluzione. Come a dire, guardate che i veri liberali siamo noi, i veri rivoluzionari siamo noi. Tra l'altro in maniera estremamente goffa, perché non c'è niente di peggio di un liberale cattolico che non è né veramente liberale, in realtà è quasi totalmente liberale, ma di certo non è cattolico. Vi faccio qualche esempio per capirci bene. Beh, prendo il primo esempio dal documento, dalla Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, quindi un testo, come dire, un testo chiave per il modernismo, un testo che se uno lo leggesse avrebbe l'impressione, ecco, di leggere quasi una poesia. Diciamo, c'è ben poco di teologico, c'è ben poco di comune rispetto ai testi del Concilio di Trento, ad esempio. Il testo del Concilio di Trento, dove si enuncia una dottrina, qui si enuncia un'aspirazione, un sogno, un desiderio. Dunque, che cosa vuole fare Gaudium et Spes, questa Costituzione che parla della Chiesa nel mondo contemporaneo? Già questo, la Chiesa nel mondo contemporaneo. La Chiesa non dovrebbe avere, come dire, necessariamente una visione sul mondo contemporaneo, la Chiesa è per tutti i tempi. Ma insomma, comunque, per farci capire, con questo documento gli uomini di Chiesa intendono far tesoro del progresso dell'uomo per assecondarlo, quindi in pratica seguire il percorso rivoluzionario anziché contrapporsi ad esso, come abbiamo visto faceva la Chiesa prima. Vi leggo qualche passaggio dal numero 3 di Gaudium et Spes. Ai nostri giorni l'umanità, presa d'ammirazione per le proprie scoperte e la propria potenza, agita però spesso ansiose questioni sull'attuale evoluzione del mondo, sul posto e sul compito dell'uomo nell'universo. Quindi la Chiesa prende atto, insomma, di queste aspirazioni dell'uomo ammirato dalle proprie scoperte, come se fosse una cosa relativa agli anni 60. L'uomo, potremmo dire, è sempre ammirato le sue scoperte, quando ha scoperto, insomma, la ruota o altre cose. Per questo il Concilio, testimoniando e proponendo la fede di tutto intero il popolo di Dio riunito da Cristo, non potrebbe dare una dimostrazione più eloquente di solidarietà, di rispetto e di amore verso l'intera famiglia umana dentro la quale è inserito, che instaurando con questa è forse la parola chiave, instaurando con questa, quindi con la famiglia umana presa d'ammirazione eccetera, un dialogo sui vari problemi sopra accennati, un dialogo. Quindi la Chiesa oggi vuole dialogare con il mondo, e qua già capiamo che c'è un importante problema. La Chiesa non deve dialogare con l'uomo, la Chiesa deve insegnare ai cristiani, deve portarli alla salvezza, deve dar loro i sacramenti. Cioè c'è un rapporto, una relazione di colui che dà a colui che riceve. La Chiesa è questo. Poi invece ci si pone sullo stesso piano il dialogo, e questo è già rivoluzionario. Arrecando la luce che viene dal Vangelo, poi sempre questi incisi per dire sì, insomma, siamo comunque cristiani, ma intanto la pietra è lanciata, mettendo a disposizione degli uomini le energie di salvezza che la Chiesa sotto la guida dello Spirito Santo riceve al suo fondatore. Energie di salvezza. Si voleva intendere i sacramenti, è detto in maniera veramente sbagliata. Si tratta di salvare l'uomo, si tratta di edificare l'umana società. Poi vabbè, sarebbe molto lungo il discorso, non mi soffermo, ma la salvezza di cui si parla non è quella a cui siamo abituati. La salvezza si intende andare in paradiso, no, di salvare l'uomo, di edificare l'umana società, è tutto qualcosa, come dire, di intramondano, di orizzontale. È l'uomo dunque, l'uomo considerato nella sua unità, nella sua totalità, corpo e anima, eccetera, che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione. Infatti il Vaticano II è proprio l'esaltazione dell'uomo anziché di Dio, della Chiesa. Pertanto il Concilio, proclamando la grandezza somma della vocazione dell'uomo e la presenza in lui di un germe divino, qualcosa di proprio di panteista, offre all'umanità la cooperazione sincera della Chiesa, la cooperazione sincera. Quindi la Chiesa aiuta l'uomo, coopera con l'uomo più che altro.
al fine di instaurare quella fraternità universale che corrisponde a tale vocazione. Quindi queste parole che vedete non sono direttamente, non possiamo dire siano direttamente esplicitamente eretiche, ma danno l'idea, fraternità universale è un'idea tipicamente massonica, danno l'idea di un qualcosa di orizzontale, non più trascendente. Quindi cosa fa la Chiesa nei confronti della rivoluzione? Perché poi l'uomo degli anni 60, poi l'uomo del 68 è l'uomo rivoluzionario, quindi la Chiesa asseconda, potremmo citare la questione della nuova messa. Ecco, prima si parlava della messa di sempre, la messa antica come cuore, come cardine della Chiesa, la redazione del nuovo messale, la redazione del nuovo messale, la messa nuova, no, del 69-70, per esplicita ammissione di coloro che l'hanno fatta, ebbene, aveva lo scopo di migliorare le relazioni ecumeniche con i protestanti, oltre che per la maggiore comprensione dei fedeli, anche se questo è un argomento fallace, sappiamo benissimo che basta un messalino con la traduzione per rendersi conto, se uno non conosce il latino, di ciò che sta dicendo il sacerdote. Chiaramente questa è una scusa, ci si sarebbe potuti limitare eventualmente a tradurre la messa. Sappiamo bene che la messa è stata invece radicalmente trasformata, cambiandone la dottrina. Anche questo un atto rivoluzionario, perché il cambiamento della messa ci fu all'epoca di Lutero, la riforma anglicana. Cambiando cambiando le parole della messa, le parti della messa, si cambia e se ne vuole cambiare la dottrina. È un atto rivoluzionario. Cosa fa la Chiesa? La Chiesa si pone come la Chiesa, ancora una volta, gli uomini di Chiesa si pongono come autori di questo processo rivoluzionario addirittura. Quindi qui non abbiamo più una rivoluzione esterna a cui la Chiesa, come dire, fa seguito, insomma, che la Chiesa asseconda. Qui abbiamo proprio all'interno della Chiesa un processo rivoluzionario. Perché? Perché si vuole assecondare, appunto, favorire le relazioni ecumeniche, che di fatto sono molto più facili. Sapete bene che fu un protestante, un pastore protestante celebre nel 1970, che dichiarò pubblicamente alla stampa che con la nuova redazione del Messale, quindi con la messa di Paolo VI, era possibile ormai teologicamente ai protestanti celebrare questo rito, il che inaudito se pensiamo l'odio che aveva Lutero per la messa cattolica, l'odio che avevano i protestanti per la messa come sacrificio propiziatorio. Quindi se un protestante oggi dice questa messa la possiamo utilizzare come nostro rito, bisognerebbe farsi chiaramente due domande. Per fare un balzo in avanti, l'ecologismo che viviamo oggi siamo in pieno fanatismo ecologico. L'ecologismo è, attenzione, sì, non è certamente sì l'attenzione alla natura, ma è un vero e proprio processo rivoluzionario dove viene messo al centro adesso non più soltanto l'uomo, ma la creatura in quanto tale. Attenzione, non la creatura in quanto creata da Dio, ma la creatura intesa purtroppo in senso panteista, dove la creatura è una parte del divino e in quanto tale, assieme all'uomo, va rispettata proprio perché specchio della divinità. Attenzione, nella concezione tradizionale la creazione è buona perché viene dalla mano di Dio, ma la creazione ha un fine intermedio, potremmo dire, che è l'uomo, l'utilità dell'uomo, il quale ovviamente a sua volta è creato, non per se stesso, è creato per Dio. Qui invece i termini si invertono. L'ecologismo di oggi punta, l'ecologismo, come sapete bene, come dire, attuato, praticato, invogliato da Papa Francesco, ha questa spinta, questa propulsione verso il rispetto della terra, della natura fine a se stessa, con una leggera patina evangelica, ma in realtà dietro questa patina evangelica si nasconde, possiamo dire, un vero panteismo. Vi leggo un passaggio. In pratica si vuole dare una giustificazione teologica, un velo teologico, evangelico, appunto, di tipo panteistico, a delle istanze climatiche che sono appunto un processo rivoluzionario. Perché? Ma perché si sposta sempre di più. Il pensiero rivoluzionario opera in tanti sensi, opera nella rivoluzione protestante, opera nella rivoluzione francese come processo storico nel Risorgimento, ma anche in maniera molto indiretta. Questa attenzione che c'è oggi, non nella Chiesa intendo, in generale, no? Al clima, ai cambiamenti climatici, eccetera, noi dobbiamo leggerla in realtà come
come uno spostamento radicale di attenzione, l'ennesimo spostamento, a conclusione di un processo di spostamento di attenzione da Dio all'uomo, al mondo. Quindi il problema vero oggi nel mondo non è il peccato, come dovrebbe essere invece da tutti i tempi, il problema oggi sono le emissioni dei gas serra, dell'anidride carbonica, eccetera. È un vero problema per l'uomo moderno, perché l'unica prospettiva che c'è è questa terra, e di conseguenza, essendo l'unica prospettiva, non ci si può occupare che di questo. La Chiesa cosa fa, per riprendere il nostro discorso iniziale, la Chiesa cosa fa di fronte a questa rivoluzione? Interviene, condanna, aggiusta il tiro, dice no, guardate, occupatevi del cielo, non occupatevi... No, la Chiesa segue e in certi casi addirittura precede, cioè il Papa ha dedicato un'enciclica che qua in questa edizione sono 183 pagine, comunque è una cosa lunghissima che io personalmente per intero non ho letto, ma voglio vedere quanti hanno letto veramente questa enciclica. Perché fa questo il Papa? Per coinvolgere i cristiani in questo processo autenticamente rivoluzionario. Vi leggo solo un breve passaggio, il numero 83 di Laudato Si, la lettera enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune, no, di qualche anno fa, 2015. Il traguardo del, queste sono parole di un Papa, il traguardo del cammino dell'universo è nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da Cristo risorto, fulcro della maturazione universale. Questo è panteismo in senso puro. Del resto in nota viene citato Teilhard de Chardin, noto teologo, tra virgolette, panteista. Quindi il traguardo del cammino, quindi l'universo ha un cammino, come se avesse una sua vita propria, ma che ha come traguardo la pienezza di Dio, che attenzione, è un concetto panteista, perché qui non, come dire, non appare in nessun modo la distinzione tra Dio e il mondo, ma anzi sembra tutt'uno in un raggiungimento progressivo di una pienezza, è un'idea gnostica. È stata però già raggiunta da Cristo risorto, ecco il ruolo di Cristo risorto, essere il paradigma, cioè, di questa pienezza dell'universo, ma è un concetto tipicamente panteista, maturazione universale. In tal modo aggiungiamo un ulteriore argomento per rifiutare qualsiasi dominio dispotico e irresponsabile dell'essere umano sulle altre creature. L'uomo non può dominare la terra, ad esempio coltivandola, sfruttandola, utilizzando gli animali per mangiare, cioè, come dire, il discorso portato all'estremo porta a questo. Perché? Perché l'uomo è parte di questo universo che deve, come dire, arrivare alla maturazione completa del Cristo. Noi come i polli, come i cani, come i gatti, come gli alberi, tutti partecipiamo in quest'ottica, no? Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Qua viene ribadito un concetto di Gaudium et Spes, ma è falso, perché Dio ha creato gli esseri, diciamo, irragionevoli e gli esseri inanimati, invece proprio per l'utilità dell'uomo. Perché? Non perché l'uomo debba godere di questi beni che sono le piante, gli animali, ma anche la luce del sole, le stelle, per se stesso, ma per portarlo alla gloria di Dio, cioè per farsi aiutare da questi elementi per raggiungere la sua salvezza. Quindi è chiaro che questi sono mezzi. Qua invece dice no, queste cose inanimate, queste cose non sono state create per noi, non siamo noi lo scopo finale delle creature, invece tutte avanzano insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune che è Dio, cioè... Se noi crediamo, possiamo pensare che questa gente creda ancora alla salvezza dell'anima, però qui leggiamo che in effetti, così come noi abbiamo come meta comune Dio, ma ce l'hanno anche le piante, ce l'hanno anche gli animali, nello stesso senso, almeno così sembra leggere, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. Se non è panteismo questo, insomma, ditemi voi. L'essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore e attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato a ricondurre tutte le creature al loro creatore. Qua sembra quasi un aggiustamento, come dire, vabbè, insomma, l'uomo è comunque diverso dalle piante e dagli animali. Però, ecco, in un linguaggio del genere è uno sposare pienamente la rivoluzione. Potremmo citare, ma vabbè, anche qui un brevissimo passaggio, la questione dell'economia, la questione degli interventi continui di Papa Francesco nelle questioni di economia globale, lì dove sembra indicare un cammino, senza darne però le spiegazioni precise. Papa Francesco è intervenuto in questo evento Economy of Francesco ad Assisi nel marzo 2020, a una serie di giovani imprenditori e economisti, per indicare delle linee guida, dove dice: Francesco d'Assisi è l'esempio per eccellenza della cura per i deboli e di un'ecologia integrale. Quindi già si prendono questi esempi di
illustri santi per proprio uso e consumo. Mi vengono in mente le parole da lui rivolte dal crocifisso nella chiesetta di San Damiano: va Francesco, ripara la mia casa che come vedi è tutta in rovina, e che nostro Signore si riferiva alla chiesa naturalmente. Quella casa da riparare invece, dice il Papa, ci riguarda tutti, riguarda la chiesa, bene, la società, il cuore di ciascuno di noi, questo già è diverso, riguarda sempre di più, questo invece è proprio falso, anche l'ambiente, che ha urgente bisogno di un'economia sana e di uno sviluppo sostenibile. Figuriamoci se San Francesco d'Assisi, che guarisca le ferite e ne assicuri un futuro degno. Il Papa poi insiste su una concezione economica pericolosamente orientata, anche se non esplicitamente ovviamente, verso il comunismo, quando si parla della proprietà privata, ma anche della cura della terra. Spesso ci dimentichiamo dell'importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale, spesso ci dimentichiamo anche dell'esistenza di una relazione di reciprocità responsabile tra noi e la natura, quasi come se la natura avesse un'anima propria, reciprocità responsabile. Responsabile è qualcuno che è padrone delle proprie azioni, qualcuno che ha in fondo una volontà. Noi sì, ma le piante? La terra ci precede e ci è stata data, e questo è un elemento chiave nella nostra relazione con i beni della terra e quindi premessa fondamentale per i nostri sistemi economici, quindi un'economia basata su questo strano scambio. Insomma, ecco, anche qui gli uomini di chiesa precedono e accompagnano la rivoluzione invece di contrapporsi ad essa. Pensiamo ancora a un altro argomento, un argomento più di attualità, sempre per far capire come la chiesa certe volte gli uomini di chiesa vogliano comportarsi da primi della classe. Quando c'è stata la prima emergenza del Covid l'anno scorso, la CEI è stata la prima a chiudere le chiese, quando ancora il governo non aveva chiesto una cosa del genere. Se la inseriamo nel processo rivoluzionario, al di là di tutti i discorsi che possiamo fare sul Covid eccetera, ma mi interessa soprattutto vedere come la Chiesa abbia messo da parte la prima e fondamentale necessità del cristiano, quella dei sacramenti e della dottrina, subordinandola a una preoccupazione legittima o no, che si voglia effettivamente, umana, che è quella della salute del corpo. Quindi c'erano mille altri modi, comunque vogliamo pensarla, c'erano mille altri modi per come dire, fare attenzione come dire, anche alla salute del corpo senza prescindere dalla salute dell'anima. La CEI è stata ha chiuso le chiese, ricorderete forse questo episodio, ha decretato la chiusura delle chiese prima ancora che il governo italiano intervenisse, questo per fare l'esempio solo dell'Italia. Altro grande incontro con la rivoluzione si è avuto a proposito, questo è ancora più attuale, a proposito del DDL Zan, no? Quando c'è stata questa nota della Segreteria di Stato, se non sbaglio, sì, presso lo Stato italiano, che cercava di mettere un po' al riparo la dottrina, si è scatenato il putiferio perché si è venuto a sapere, il cardinale Parolin ha avuto, come dire, l'accortezza di precisare qual era la posizione della Chiesa, qual era la posizione della Chiesa nei confronti dello Stato, in una intervista che ha concesso ad Andrea Tornielli. Dice: ma è stata un'ingerenza questa, quella della Chiesa e la Segreteria di Stato relativamente al disegno di legge Zan sull'omofobia eccetera? Non è stata un'ingerenza, dice il cardinale Parolin. Lo Stato italiano è laico, non è uno Stato confessionale, come ha ribadito il Presidente del Consiglio. Un tempo i cardinali citavano il Vangelo. Concordo pienamente con il Presidente Draghi sulla laicità dello Stato e sulla sovranità del Parlamento italiano, eccetera. Poi spiega che cosa è successo con questa nota verbale. E sono parole di una gravità estrema, che giustificano la bontà della laicità dello Stato, che invece è oggettivamente un male, che va contro la dottrina della Chiesa, ricordando appunto la condanna di San Pio X della pratica della stessa cosa, della separazione dello Stato, la legge di separazione tra lo Stato e la Chiesa in Francia. Stiamo parlando della stessa cosa. La libertà religiosa in fondo non è una novità, viene dal Vaticano II, però Parolin lo ribadisce una volta di più, dice: no, lo Stato italiano è laico, non vogliamo assolutamente fare ingerenza. E allora a quel punto potremmo dire niente ha più senso, nessuna nota verbale, lasciate fare il Parlamento a quel punto. La domanda generale che potremmo farci a proposito di queste Gaudium et Spes, dell'ecologismo, del DDL Zan, no? Degli interventi della Chiesa che devono quasi, degli uomini di Chiesa che devono giustificare se stessi, no? Per precedere la rivoluzione, per non scontentare la rivoluzione. La domanda che potremmo farci è: ma chi ve lo ha chiesto?
di certo non la rivoluzione, il pensiero rivoluzionario, le istituzioni, non hanno chiesto direttamente, che noi sappiamo, almeno certo non pubblicamente, la collaborazione della Chiesa. C'è stato, sorprendentemente, ma questo viene dalla necessità di giustificare se stessi, c'è stato come un... ecco, direi proprio un comportamento da primo della classe, di chi vuole, per giustificare se stessi, fare anche di più. Diremmo essere più realisti del re, ma forse non è proprio il caso di usare questa espressione, più fare meglio, prima e di più, più rivoluzionari della rivoluzione, ecco, potremmo dire. Questa è la fotografia di oggi, ecco, del ruolo che la Chiesa, gli uomini di Chiesa hanno deciso di avere nei confronti della rivoluzione, e questo è un male, e questo va restaurato, e la restaurazione non può che venire dalla messa, certamente, ma dalla professione della vera fede, della vera dottrina. Per concludere, leggiamo le parole di Nostro Signore, per indicare qual è il vero atteggiamento della Chiesa rispetto alla rivoluzione, dei cristiani rispetto al mondo, potremmo dire. È la stessa cosa, la dialettica tra la Chiesa e il mondo, in realtà ce l'ha già spiegata Nostro Signore. Ed è nel discorso capitolo 17 di San Giovanni, un discorso dopo l'ultima cena di Nostro Signore, subito prima della Passione, il discorso che fa Nostro Signore ai suoi apostoli. Alla fine di questo discorso Nostro Signore rivolge una preghiera direttamente al Padre, ma questa preghiera viene ascoltata dagli apostoli. Dice Gesù, capitolo 17 di San Giovanni: ma ora vengo a te, e questo dico mentre sto ancora nel mondo, perché abbiano gli apostoli, insomma, il mio gaudio perfetto in se stessi. Io ho comunicato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come non sono del mondo io. Il mondo ha odiato, è un passato prossimo, diciamo, storico, potremmo dire, il mondo ha odiato, il mondo odia, il mondo odierà sempre la cristianità e chi, segue le orme, la strada di Nostro Signore Gesù Cristo. Quindi non c'è via di scampo, potremmo dire. Il mondo odia, ma chiaramente questo non costituirà una sconfitta, al contrario, sarà il modo per ottenere la vittoria. Non chiedo che tu li levi dal mondo, dice Gesù al Padre, ma che li guardi dal male, cioè dal peccato. Quindi la soluzione per il cristiano non è essere levato dal mondo. Noi viviamo qui e siamo chiamati a vivere oggi, nel 2021, con la rivoluzione di oggi, ma il Signore è lì che intercede presso il Padre per guardarci dal male, dal peccato. Essi non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Santificali nella verità. La parola tua è verità. Così come tu mandasti me nel mondo, così io pure li ho mandati nel mondo. Nostro Signore ci manda nel mondo. E per loro io santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati nella verità. Quindi, Nostro Signore parla del mondo come qualcosa di contrapposto al cristiano, a se stesso. Il mondo inteso questa volta non come creazione, come insieme delle creature, ma il mondo nel senso cattivo del termine, quindi il mondo in quanto si oppone a Nostro Signore. Quindi qua non parliamo della natura, parliamo di uomini, di istituzioni, di nemici di Dio e della Chiesa, in quanto si oppongono a Nostro Signore. Quindi vediamo diverse cose, vediamo una irriducibilità tra il bene e il male, affermata da Nostro Signore nel Vangelo. Il bene e il male sono irriducibilmente contrapposti. Attenzione, non tra i buoni e i cattivi, perché purtroppo su questa terra ci si può scambiare i ruoli. I buoni possono diventare facilmente cattivi, i cattivi possono convertirsi, gli uomini. Finché siamo su questa terra c'è speranza per tutti che si salvino, ritornando sulla retta via, pentendosi dei propri peccati. Ma parliamo tra il bene e il male, quindi tra il pensiero, potremmo dire la dottrina cristiana da una parte, il pensiero rivoluzionario, anticristiano dall'altro, per dare queste due grandi categorie. C'è una irriducibilità. Non è possibile conciliarli, sono contrapposti, e Nostro Signore lo afferma categoricamente. C'è un altro punto da rilevare: il mondo odia la Chiesa, lo dice Nostro Signore, il mondo li ha odiati, parla degli apostoli e parla della Chiesa nascente. Il mondo odia la Chiesa e la odierà, il mondo inteso in senso cattivo, no? La odierà la Chiesa
nonostante Laudato Si, nonostante Gaudium et Spes, nonostante potremmo dire tutte le sviolinate dei modernisti di oggi, il mondo continuerà a odiarla, la Chiesa, anche fingendo di carezzarla. In realtà la odierà perché ne vorrà il male, vorrà la perdizione. Perché? Ma perché la Chiesa ha la parola di Cristo, la vera Chiesa, cioè la Chiesa intesa come istituzione e non gli uomini di Chiesa che si prestano al pensiero rivoluzionario. Perché la Chiesa ha la parola di Cristo, quindi il mondo ha odiato Cristo, il mondo non può che odiare anche la Chiesa. Quando però la Chiesa, gli uomini di Chiesa, non hanno più la parola di Cristo, allora il mondo sembra amarla. Quando la Chiesa si trasforma in una specie di ONU, una specie di associazione umanitaria, il mondo sembra amarla. In realtà non ne vuole che il male, perché vuole la dissoluzione. Dunque, in conclusione, la Chiesa e il cristiano non hanno niente a che spartire con il mondo. Non che noi dobbiamo andare a vivere sul cocuzzolo di una montagna per separarci dal mondo, noi siamo chiamati a vivere in questo mondo, ma non ne dobbiamo assimilare il pensiero, non abbiamo nulla a che spartire con il pensiero rivoluzionario anticristiano, in quanto sovverte questo pensiero l'ordine voluto da Dio. Perché? Ma perché questo disordine porta lontano da Dio con il peccato, l'unico vero male quindi è il peccato. E dunque l'atteggiamento da avere per noi è quello di Gesù nel deserto con il demonio, va di retro, quindi Gesù si allontana dal demonio. Sapete, Gesù ha voluto essere tentato esteriormente, non interiormente, per mostrarci anche il modo di sfuggire alle tentazioni, quindi va di retro. Il cristiano deve dire questo con il mondo, col pensiero rivoluzionario. Quando gli uomini di Chiesa ritorneranno a combattere il mondo a colpi di Vangelo, però non a colpi di frasi umanitarie o ecologiste o che so io moderniste, quando gli uomini di Chiesa ritorneranno a combattere con il Vangelo il mondo, potremo dire allora che la rivoluzione starà declinando. Per il momento sembra di no, per il momento siamo veramente in alto mare, siamo gli sventurati, no? Per il momento siamo i perdenti. Tuttavia, con una differenza, che abbiamo le armi per difenderci, e queste armi sono in primo luogo la messa, i sacramenti, poi la preghiera, la vita cristiana, la fuga dal peccato, la vigilanza, la prudenza, la pratica di tutte le virtù. Ecco, con queste armi la battaglia si combatterà e il nostro Signore certamente darà la vittoria a coloro che gli saranno fedeli, per ritornare al discorso della fedeltà. Bene, vi ringrazio.